antica pizzeria Frattese, mai nome fu più indicato. Qui infatti il nonno di Umberto Fornito, attuale titolare, faceva il pizzaiolo ancor prima che nascesse la pizza Margherita. Una famiglia ricca di tradizione, giunta con i figli di Umberto alla quarta generazione di pizzaioli e che ripone ottime speranze nei nipoti per dare avvio alla quinta generazione capace di proseguire quest'arte. Un ambiente davvero caratteristico che nel giro di 10 anni si è trasformata da piccola pizzeria a locale con 60 posti a sedere, dove Umberto Fornito propone la vera pizza napoletana che, tiene a precisare, è diversa dalla verace pizza napoletana perché è realizzata con una metodologia differente, soprattutto in fase di cottura. Non brace napoletane, perché la pizza brace napoletana è un altro metodo di pizza. Faccio una pizza napoletana, non brace, perché fare una pizza brace ha un impasto particolare. E l'impasto ci siamo, però sulla cottura no, perché si lavora a Napoli con una cottura molto più, un fuoco più diretto, un forno a 400-430 gradi. Io lavoro con un forno a 370-380 gradi, perché quei 40-50 gradi a tavola non devono pensare solo a mangiare la pizza, c'è anche qualcuno che pensa anche a dire qualche parola. La pizza non deve diventare una gomma, si deve sempre tagliare e si deve mangiare, e se non viene cotta come si deve, la pizza nel piatto, o se no la pizza di Napoli la devi piegare in quattro e la devi mangiare subito. Quella è la differenza. Sono due metodi di lavoro diversi. Io vado bene perché mi trovo bene, i miei clienti sono contenti. Umberto, questo locale, abbiamo parlato di posto a sedere, intanto diamo delle informazioni anche tecniche, nel senso che quando è aperto, cioè quando si può venire qui a mangiare e qual è il giorno di chiusura? Allora, qui si può venire a mangiare dal lunedì al sabato, a cena e a pranzo, perché io faccio solo e apertamente pizze. Orari sono dalle ore 12:30 alle 15, dalle 19, può essere alle 23, alle 22, alle 24. Perché questa variazione di un paio di ore, di qualche oretta? Perché può succedere qualche sera ti vengono pizze da sport, 40, 50, 60 pizze da sport, tu non ci puoi dire di no. Però visto che io preparo quell'impasto, diciamo la mia meta è di finire X pizza, preparo quella. Se le finisco, prima chiudiamo. Si può chiudere a mezzanotte, come si può chiudere alle 10 e come si può chiudere all'1. Quindi giorno di chiusura domenica, corretto? Giorno di chiusura è la domenica. Con un ottimo rapporto qualità-prezzo, l'antica pizzeria Frattese propone un menù con 50 tipi di pizze. Ma da esperto in tradizione qual è, Umberto Fornito consiglia la degustazione della semplicissima marinara. Io sono per la qualità e al cliente indeciso gli dico: senti, assaggia una pizza marinara, quello con pomodoro, origano e aglio, perché solo da quella pizza veramente tu puoi scegliere le altre pizze, perché lì tu vedi la fragranza dell'impasto e il sapore della pizza. E poi dopo ci vuoi mettere i miglioratori, perché per me tutti gli ingredienti sopra quella pizza sono una cosa per migliorare di gusto, ma non di qualità dell'impasto. Per vedere l'impasto deve essere solo quella pizza. E Umberto Fornito di pizze se ne intende davvero. Le pareti del suo locale sono tappezzate di trofei e riconoscimenti. Tanti, tantissimi ricordi, alcuni dei quali gli sono davvero rimasti nel cuore. Io ricordo con piacere e con orgoglio la mia prima gara, con un evento che si chiamava la Maratona a tavola di un certo Alfredo Leone, che per me è stato il maestro delle competizioni. Alla mia prima gara io ho fatto terzo a Sala Consilina e devo dire la verità, ero un pochettino amareggiato vedendo i clienti, e lui mi disse: Umberto, ma non essere così scoraggiato, un terzo classificato è un terzo classificato. Ho fatto tante gare, tante, ma veramente ne ho girato il mondo, per dirne 4-5, non so, pizza di qualità a Monte Carlo, salsa maggiore, il primo campionato mondiale dell'STG, a Manhattan, pizza show, a Las Vegas, Italian style. Insomma, un susseguirsi di successi, fino ad arrivare a quello che Umberto Fornito porta nel cuore, il titolo di Cavaliere della Repubblica, attribuitogli dal Presidente della Repubblica Italiana per essere stato straordinario ambasciatore della pizza italiana nel mondo.